mia città, della mia cultura, di dove sono nato. Ovviamente quando canto queste canzoni penso sempre a quando sono state scritte, con quale stato d'animo, con quale umore, cosa pensavano. Ascoltando il testo capisci subito che sono canzoni che si scrivevano e si musicavano in uno stato d'animo diverso da oggi, che si scrivono con il computer, no? Per cui c'è questa freddezza anche tra gli autori, no? Tutto sommato, tra l'autore e il compositore, si scrive con il computer. All'epoca si fischiettava, o forse c'erano per le cosiddette armonie tra luoghi e persone, c'erano autori che fischiettavano la melodia. Maestra, metta sul pianoforte, e nasceva Maria, quando sfonda la luna Maria, così le componevano un tempo le canzoni. E questo credo che venga fuori, questa genuinità, diciamo di genuinità, questa verità, questo stomaco, sì, questo stomaco, questo cuore viene fuori, questo sangue viene e fuori. Come perché no? Chi dice no? Chi ha detto? Chi ha detto no? Perché io non posso cantare con Morgan o Morgan può cantare con me? Non è stato un disastro, è no, andata bene, e anche questa terza edizione ci siamo molto divertiti. Lui è un grande musicista, è uno che soprattutto per come lo conosciamo, no? Ma lui ama follemente la grande canzone italiana. Io ti amo solo te, cioè mi dici Umberto Bindi, sa chi è? Lui impazzisce, certo. Ma non sa chi è, proprio non no, lo conosce, canta, ma meglio delle sue tasse. Qua non ha Rossini di Gade, lo capovolto. La sua, ma tutte le volte che ci siamo incontrati, abbiamo Luigi Tenco per esempio, lui ama follemente te, ma ama la grande canzone autorale e nonché la grande canzone italiana, quella con la G maiuscola. Difatti l'unico che aveva l'X Factor è andato via. Va bene.